tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buonasera. Ultima giornata per il campionato di Serie B, ultima notte di passione della stagione regolare che emetterà gli ultimi verdetti. In coda sono 7 le formazioni che lotteranno per salvarsi in questa serata dove tutto sembra realizzabile visto il gran numero di possibilità e di incastri che potrebbero concretizzarsi. Serata ad alto impatto emotivo dunque che andiamo subito a presentare. Per Cosenza Juve Stabia, Antonio Lopez. Sfida da morso tua vita mea e un altro spareggio, uno dei tanti in programma stasera. Spareggio salvezza, quello che va in scena al Marulla col Cosenza, reduce da 4 vittorie consecutive che gli hanno consentito una rimonta comunque straordinaria, al di là di come andrà a finire. In forte ascesa dunque la squadra del giovane Roberto Chiuzzi, in calo almeno finora i campani di Fabio Caserta, reduci dalla sconfitta in casa con la Cremonese, ma stasera si vuole tentare l'impresa qui in Calabria. Siamo sui 28 gradi, un alto tasso di umidità, fa molto caldo in tutti i sensi qui al Marulla, dove all'arrivo delle due squadre c'è stata una vera e propria ovazione per il pullman del Cosenza. Anche qui più di 500 tifosi fuori dal Marulla ad accogliere la squadra calabrese. Le formazioni: il Cosenza col 4-3-3, Stracco in porta, Capela, Idda e Legittima in difesa da destra a sinistra, Cassasola, Bruccini, Sciaudone e Bittante a centrocampo, in attacco Carretta, Rivier e Baez. Dall'altra parte a specchio la Juve Stabia con Provedelli in porta, poi Fazio, Tonucci, Allievi e Ricci in difesa, Dae, Calo e Mallamo a centrocampo, Canotto, Forte e Di Mariano in attacco. Dirige il signor Aureliano Di Bologna con Giuseppe Greco, linea allo studio. E la linea va a Cosenza. Sono 3 minuti e 50 i secondi nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra Cosenza e Juve Stabia. C'è stato un tiro di Calo nel tratto non collegato che ha fatto la barba al 7. E la linea va a Cosenza. 10:40, 0-0 anche qui a Cosenza tra Cosenza e Juve Stabia. Attacca ancora la formazione campana, c'è stato però poco fa una buona opportunità per il Cosenza, un calcio di punizione di Bittante che, da cui è scaturito soltanto un calcio d'angolo, poi nulla di fatto. Il fallo precedente a questo calcio di punizione di Tonucci su Carretta, primo cartellino giallo della partita, quello sventolato dal signor Aureliano sotto il naso del difensore della squadra di Fabio Caserta, che adesso sta per battere questo calcio di punizione. Siamo sulla tre quarti campo avanzata appunto della Juve Stabia, con l'arbitro che fa rispettare la barriera, vertice destro dell'area di rigore di Saracco, l'area di rigore del Cosenza. C'è ancora qualche discussione con l'arbitro che si attarda, poi si sposta, sta per battere il calcio di punizione, fischia il signor Aureliano, ma ancora discussione sulla distanza della barriera. Sono in due gli uomini del Cosenza che fanno da opposizione alla conclusione da destra, il pallone che viene toccato, poi c'è ancora un tentativo della Juve Stabia, il tiro, si trattava di Di Mariano, il pallone è terminato sul fondo, nulla di fatto. 11:40, Cosenza 0, Juve Stabia 0. Frosinone 0, Pisa 0, Salerno. Stesso punteggio. Scusa Carbone, Cosenza in vantaggio sulla Juve Stabia, il gol di Daniele Sciaudone al 17esimo, a te la linea. E la linea va a Cosenza. 18:50 qui al Marulla, dunque è cambiato il punteggio poco fa, siamo intervenuti in diretta per segnalare appunto il gol del vantaggio del Cosenza sulla Juve Stabia, il gol di Daniele Sciaudone al 17esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Provedelle. C'è stato il colpo di testa di Bruccini che ha fatto da ponte per Sciaudone, che era appostato all'altezza del lato corto dell'area piccola, sempre alla sinistra di Provedelle, e ha incrociato con un destro in diagonale imparabile per il portiere della Juve Stabia, ha gonfiato la rete. Naturalmente esultanza da parte dei tifosi del Cosenza che sono fuori dallo stadio, lo ricordiamo, in gran numero alle spalle della curva sud Bergamini, fuochi d'artificio addirittura, e dunque Cosenza che al momento è in vantaggio per una rete a zero sulla Juve Stabia. Tre quarti e panico. Scusa Rita Lucido, è sempre Cosenza che interviene, c'è un calcio di rigore in favore della squadra calabrese per un fallo su Carretta, a tra poco per il tentativo di trasformazione. A te la linea. Frosinone 0, Pisa 0. Chiedo scusa, Cosenza che interviene per il tentativo di trasformazione del calcio di rigore da parte del Cosenza con Rivier che segna. Raddoppia dunque il Cosenza, ha trasformato il rigore Emmanuel Rivier. Cosenza 2, Juve Stabia 0, a te la linea. E la linea va a Cosenza.
E a Cosenza siamo al 28esimo del primo tempo, adesso attacca la Juve Stabia che ha subito ovviamente il contraccolpo dopo l'1-2 micidiale del Cosenza. Sta cercando di riordinare le idee, di farsi pericolosa dalle parti di Sarac, ancora un tentativo con Canotto che prova a girarsi, entra in area, poi la conclusione, traversa colpita, calcio d'angolo guadagnato dalla Juve Stabia con un colpo di testa all'indietro di Idda che ha evitato guai peggiori. Intanto c'è un giocatore del Cosenza a terra nella metà campo della Juve Stabia, l'arbitro autorizza l'ingresso sul terreno di gioco del massaggiatore, del medico sociale. Si tratta di Carretta che poco fa si era fatto massaggiare all'adduttore sinistro, evidentemente ha subito un colpo alla gamba e probabilmente forse non ce la farà, staremo a vedere. Intanto la Juve Stabia sta per battere un calcio d'angolo dopo aver colpito una traversa con forte, il gioco è fermo in attesa che Carretta venga curato dal medico del Cosenza. I minuti sono 28:43, punteggio Cosenza 2 Juve Stabia 0. E nel frattempo il gioco è fermo. Scusa Rita Lucido, di nuovo Cosenza che interviene, la Juve Stabia ha accorciato le distanze con forte sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Cosenza 2 Juve Stabia 1, a te la linea. E la linea va a Cosenza. 36esimo qui a Cosenza, Juve Stabia pericolosa poco fa su calcio di punizione della distanza di Calo che ha bucato la barriera, Saracco si è visto arrivare il pallone, è riuscito comunque a tuffarsi, a intervenire, a respingere, sulla respinta c'è stata una missia con la Juve Stabia che poi ha reclamato per una presunta irregolarità in area di rigore, ma la terna arbitrale è stata inflessibile, ha continuato a far giocare ancora la Juve Stabia in attacco. Cosenza che si difende in questa fase, il pallone termina dalle parti di Saracco dopo un appoggio in avanti Adda e dunque Saracco blocca e si prepara a rinviare. Cosenza che sta soffrendo in questa fase, la Juve Stabia ha trovato nuove energie dopo il gol che ha accorciato che le ha consentito di accorciare le distanze. Ribadisco il punteggio dopo 37 minuti, Cosenza 2 Juve Stabia 1, la rete della formazione stabiese di Tonucci sugli sviluppi di una mischia a seguito di un calcio d'angolo da distanza ravvicinata. Tonucci è riuscito a battere imparabilmente Saracco. Ancora attacca la Juve Stabia al termine di questa azione, tremola la linea a Cremona e riesce comunque la difesa del Cosenza a chiudere. E dicevamo 37esimo, Cosenza 2 Juve Stabia 1. E la linea va a Cosenza. E a Cosenza siamo al 42:30, poco fa a un cross di Baez, un colpo di testa di Asensio per il Cosenza col pallone che è terminato fuori di poco alla sinistra appunto di Provedel. Cosenza. C'è un calcio di punizione battuto dalla Juve Stabia, siamo oltre il 50esimo, quindi oltre il quinto minuto di recupero, il pallone è terminato sull'esterno della rete alla destra di Saracco, fischia in questo momento il signor Aureliano di Bologna, manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo, il punteggio Cosenza 2 Juve Stabia 1, studio. E la linea va a Cosenza. E a Cosenza due episodi nel corso del tratto non collegato con un pericolosissimo calcio di punizione di Calo per la Juve Stabia col pallone che ha scavalcato la barriera e terminato sull'esterno della rete alla destra di Saracco al sesto e poco dopo contropiede del Cosenza, tiro di Baez ribattuto, palla sulla testa di Rivier che ha colpito con la fronte da pochi passi, ha salvato sulla linea Fazio, un gol praticamente fatto. La linea va a Cosenza. 16:40, palo della Juve Stabia poco fa con un gran tiro di Di Mariano deviato da un giocatore del Cosenza, ci è sembrato legittimo, con Saracco battuto il pallone è andato a impattare al palo alla sinistra del portiere del Cosenza, veramente proteso in tuffo in un tentativo in extremis, dunque la scampata bella, la squadra di casa sfortunata in questa occasione, la Juve Stabia. E la linea va a Cosenza. 24:30 qui a Cosenza, sempre 2-1 per la squadra di casa sulla Juve Stabia che ha avuto un'altra grandissima opportunità al 20esimo, un colpo di testa di Allievi, salvataggio di spalla, pensate, del portiere del Cosenza Saracco, è stato fortunato anche in questa circostanza. Qualche istante. Scusa Brughini, è Cosenza che interviene, terzo gol del Cosenza, ancora una volta Emmanuel Rivière, doppietta per lui da sotto misura. A due passi dalla porta ha battuto imparabilmente Provedel. Cosenza 3 Juve Stabia 1, a te la linea.
D'accordo, grazie Lopez. Dunque il Cosenza ha segnato il suo terzo gol poco fa con relativa capriola da parte dell'autore. Parliamo di Emmanuel Rivier, che ha battuto sotto misura imparabilmente Provedelle sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Asensio. La palla è stata scaraventata in mezzo all'area di rigore. Rivier sul filo del fuorigioco, per la verità, ha toccato per quel tanto che è bastato per mettere fuori gioco a sua volta il portiere della Juve Stabia, che non è riuscita ad intervenire. Poi ha raccolto il pallone in fondo al sacco. Doppietta ad Empoli per il giocatore martinicano, doppietta anche stasera, almeno fino a questo momento. E la linea va a Cosenza. E a Cosenza siamo al 40esimo, trascorso da 26 secondi, sempre 3-1 per il Cosenza sulla Juve Stabia, che continua ad attaccare. C'è stato un tiro di Mallamo nel tratto non collegato, da solo, da due passi, che si è fatto deviare la conclusione proprio a due passi dalla porta. Bravissimo Saracco in due circostanze, su un tiro da lontano e una conclusione da distanza ravvicinata, il miracolo doppio del portiere del Cosenza. Le occasioni della squadra campana intervallate da un bellissimo calcio di punizione di Bruccini, con una paratona, diciamo proprio così, di Provedel, che si è salvato in calcio d'angolo. Dunque sono saltati tutti gli schemi in questo finale di partita. 41 minuti 10 secondi, Cosenza 3 Juve Stabia 1. Stanco era stato per tutta il la gara il gol del Chievo, scusami Lucido, il gol di Garritano al 43esimo minuto, Chievo 1 Pescara 0. A te la linea, però va a Cosenza. 47-34 qua a Cosenza, esultanza sulla panchina del Cosenza al gol del Chievo, perché questo significa che il Cosenza eviterebbe i play-out. Tra l'altro, a realizzare il gol del Chievo, un cosentino puro sangue, cresciuto nel vivaio del Cosenza, nelle scuole calcio della città, Garritano, dunque, che ha messo a segno questo gol che potrebbe valere il play-off per il Chievo, ma soprattutto, nella fattispecie, nel nostro caso, la salvezza diretta del Cosenza, che continua a difendersi dagli attacchi della Juve Stabia. C'è stata una conclusione, una semirevesciata poco fa da parte di Forte, col pallone che ha sorvolato Saracco in un pallonetto, ma è terminato di poco al lato ha sfiorato il palo alla sinistra della porta difesa dal portiere del Cosenza. 48-26 il punteggio, Cosenza 3 Juve Stabia 1. E è finita qui a Verona. Il Chievo ha battuto il Pescara 1-0, Chievo che conquista, mi sembra, se non sbaglio i calcoli, il sesto posto in classifica. Per il Pescara invece saranno play-out al momento con il Perugia. È Cosenza che interviene, è finita anche Cosenza, e naturalmente la vittoria del Chievo, col concomitante successo della squadra calabrese sulla Juve Stabia per 3-1, consente la salvezza diretta della squadra allenata dal giovane Roberto Occhiuzzi. Ribadisco la successione delle reti: al 17esimo Sciaudone per il Cosenza, il raddoppio su calcio di rigore di Rivier, poi ha accorciato Tonucci per la Juve Stabia, doppietta di Rivier, terzo gol per il Cosenza nella ripresa, ed è festa sul campo e fuori dal Marulla, con i tifosi che stanno già festeggiando con i fuochi d'artificio.